No, sicuramente quando si è fatto male lui si è aperta una, diciamo, la possibilità e poi ho provato a sfruttare questa occasione qua. Lui era in ottime condizioni, è andato fortissimo all'inizio della stagione, poi sarebbe stato quasi impossibile batterlo, però visto che poi si è fatto male è arrivata questa possibilità e poi ci ho provato, ho combattuto e alla fine sono riuscito. Ma penso che è difficile fare di più perché la Coppa del Mondo comunque vuol dire tanto, diciamo, per me è molto molto importante, magari l'obiettivo più grande o il sogno più grande che mi sono avverato. E, diciamo, sì, può arrivare ancora la vittoria alle Olimpiadi, anche quella è molto importante, però diciamo la Coppa per un sciatore conta quasi di più. Soffriamo con lui, 124-3, non è alta, 1:42:22, tempo da battere e lo batte, 1:36, decimo per Derpin, vince la Coppa del Mondo. Beh, lui sapeva che comunque poteva vincere sia io che lui, diciamo io ero sempre lì davanti, ho sempre sofferto un po' la pressione, lui è arrivato all'ultimo, ha fatto molto bene le ultime gare e non era mai in quella posizione lì con tanta pressione. Invece poi all'ultima gara c'era la pressione anche lui e l'ha patita un po', visto che non è facile gareggiare con la pressione. Comunque era contento per tutta la squadra perché era un'annata molto buona. Logicamente per noi non era una situazione facilissima, però diciamo era più bella per gli allenatori che potevano vedersi un po' la sfida da di fianco. E comunque è stata una stagione molto molto buona con due italiani sul podio della classifica e bello. Assolutamente, però diciamo quello era la strife è la pista più difficile, è la pista più pericolosa e ogni anno cadono tante persone. E è così, diciamo, quando rischi troppo diventa pericoloso, bisogna sapere dosarsi e attaccare comunque al massimo.